Bella signorina, tette a lampadina, roba che ti vengono i foruncoli. Guarda quando passa, orpo che ragazza, sento già una scossa per i muscoli. C'ha lo sguardo fiero, il profilo altero, se ti vede manco ti considera. Oggi chi si butta, siamo già alla frutta, come beduini muti nel dessert. Basta con quegli occhi, sembra che mi tocchi, l'esta se ne va, l'esta se ne va, l'esta se ne vante, se ne vanterà, l'esta se ne vante, vanterà. Bella signorina, a tette a lampadina, guarda che ragazza, orbo quando passa. Basta con quegli occhi, sembra che mi tocchi, io la stringo l'esta, si divina cola. Faccio la top model, faccia quel che vuole, faccia da maniaco, se ne va di via. Faccio la top model, faccio anche lo yodel. Con semplicità, con semplicità, con semplicità chi se ne va di va, con semplicità chi se ne va. Faccio la top model, ma facci quel che vuole. Faccio la maniaco, se ne va di via. Faccio la top model, ma vadi dalle suore. Con semplicità, con semplicità, con semplicità chi se ne va di via. Con semplicità chi se ne va. Allora, sei pronto per il gran giorno? Guarda, mio nonno quando ero ubriaco mi diceva sempre: Guido, ricordati, nelle occasioni importanti bisogna fare che non lo so, sempre caduto sotto il tavolo prima che potresti dire. Oh, ma ci pensi, ufficio all'ultimo piano, filo di fusione, quattro linee telefoniche. Ma sei sicuro che la bolletta non la paghiamo noi? Ma oh, su, dai, dobbiamo fare buona impressione. Oh, ma quando ci capita un lavoro così? Detective dell'azienda, eh? Ma questa è la nostra grande occasione, capisci? Sicuri di noi, di poche parole. Ehi ragazzo, tu devi essere un coccodrillo. Secondo me, tu devi essere scemo. Hai visto troppi film, questo qua è uno sporco lavoro, non mi piace per niente. Ma quale sporco lavoro? Dai, ci ho messo tutta ieri sera, trovai il look da duro anni 90. Ma come sarebbe? No, perché adesso non va più il tipo Chandler, capisci? Abito stazionato, bastonato da tutti, che ama la bionda assassina. No, adesso ci vuole la faccia vincente. Visto? Guarda la faccia vincente. Tu, fammi la tua faccia vincente. Ma figura, adesso in ascensore mi metto a fare la faccia vincente. Dai, fammi la faccia vincente, dai, fammi la faccia vincente. Una bella faccia vincente. No, questa è la faccia vincente, guarda, da Giro d'Italia. Bisogna essere vincenti, però anche un po' saggi, eh? Come lo vuoi, cinese? No, no, guardami, guarda. Pedi rosso, metto. Guarda me, guarda me. Faccia d'uomo vincente, che conosce le regole, ma non se ne fa invischiare. Faccia da uomo vincenzo, guarda lì. Senti, fai una cosa, tu fai la faccia che vuoi, io faccio la faccia che mi viene perché è l'unica che ho. Oh, mi raccomando, eh. Anzi, ragazzi, lascia parlare me, perché tu sembri devastato dai tic. Rimani impassibile. Ehi ragazzo, ce l'hai con me? Andiamo. Dottore, mi scusi, ci sono i due nuovi impiegati. Sono subito da voi, sedetevi. Me ne frego se dobbiamo pagare solo 200.000 lire. Meglio, nessuno mette di mezzo avvocati per una cifra simile. Senti, quando esamino un contratto lo controllo da cima a fondo. La tua teoria fa acqua. Questo qua è un duro anni 40. Ma va, è tutta un'impressione. Ti dico di no. Io ho viaggiato pochissimo, ma sono stato tantissimo al cinema. Questo qua è uno che sbatte la porta in faccia anche all'Unione Ciechi. Lascia parlare a me. Te lo ripeto, se un contratto non esce da qui, io lo blocco. Se non mi persuade, revoco, è chiaro?
Voi siete quelli che hanno svelato l'imbroglio di Wolkenstein. Ma sono felice, le sue polizze non mi hanno mai convinto. E a dire la verità, stavo già per avvisare la Guardia di Finanza personalmente. Ma voi siete stati più svelti e vi siete presi in merito. Ma non preoccupatevi, non ho obiezioni da fare. Tutti i mezzi sono leciti per riuscire a fare carriera. Ma noi non l'abbiamo fatto per questo. No, solo per il bene dell'azienda. Tutte palle, noi l'abbiamo fatto perché Wolfenstein ci stava antipatico. Una squallida faccenda personale. Ecco, no, non è veramente così. Cioè, lui voleva dire che, dato il problema era che... No, io volevo dire esattamente quello che ho detto. Ecco. Come la storia del saloon, più o meno. Si spieghi meglio. Cioè, nel saloon che c'è tutta la gente, i contadini di solito vestiti male e sporchi. A un certo punto entra una persona alta, bella, vestita bene, con la camicia immacolata, la cravatta, la giacca, e tutti dicono, ecco finalmente una persona per bene. Invece 99 su 100 quello è un baro. Mm-hmm. Lei è Guastoni, vero? Esatto, Guido Guastoni, dall'olfatto finissimo. Sento puzza di baro lontano un chilometro. Eh sì, vuol dire che non ci piacciono molto quelli che si comportano contro le regole. Regole? Quali regole? Come? Le vedete queste? Adesso passeranno tutte sulle vostre scrivanie. Sono polizze difficili, dubbie. L'unica regola per noi è che il rischio della compagnia deve essere ridotto al minimo. In altre parole, ragionier Guastoni, il suo baro, il nostro saloon non siede al tavolo da gioco. Lo fermiamo sulla porta, col piombo. Mi sa...